Allora, buongiorno, ci accomodiamo, così magari possiamo iniziare questo intervento. Come sapete, questo intervento proprio quest'anno è dedicato a Consultic, che fa proprio un intervento sulla professione, sull'attività di come diventare, di come essere supportati nell'attività di consulenza finanziaria indipendente, sia per quanto riguarda le persone fisiche, sia per quanto riguarda le SCF, le società di consulenza finanziaria. Prima di tutto ci teniamo a chiarire, partiamo da un punto, diciamo c'è uno spartiacque, data presentazione delle domande, quindi chiamiamolo regime transitorio fino al 30 novembre 2018 e regime ordinario dal 1 dicembre 2018. Allora, ci sono un insieme di soggetti che hanno presentato e stanno presentando domanda e che riguarda il periodo transitorio fino al 30 novembre 2018. Allora, chiariamo un pochino di cose. Chi può presentare domanda fino al 30 novembre 2018, cioè entrare di diritto nell'albo, entrare, diciamo, chiamiamolo tra i pionieri della consulenza? E poi vediamo chi può entrare dal 1 dicembre 2018 in poi. Allora, il punto è il seguente: dovete, per capire la possibilità di entrare nel regime transitorio e quindi di diritto nell'albo e fare domanda entro il 30 novembre, ci sono due punti che dovete osservare. Vi dovete porre due domande, dobbiamo porre: che attività stavo svolgendo? Cosa facevo al 30 ottobre 2007? Ok? E cosa ho fatto negli ultimi 2-3 anni, partendo da oggi ad andare indietro? 2-3 anni intendiamo 2015, 2016, 2017 e in parte anche 2018. Quindi le due domande che mi devo porre è questo: al 30 ottobre 2007 cos'ero? Ok. Allora, al 30 ottobre 2007 i soggetti appetibili ai fini dei requisiti sono tre macro tipologie. Uno, chi al 30 ottobre 2007 aveva una partita IVA e faceva consulenza finanziaria. Prima sapete che prima della MIFID era libera l'attività, quindi ci sono 2-3 codici IVA più o meno di consulenza finanziaria, anche un pochino consulenza aziendale. E quindi chi aveva la partita IVA e già svolgeva l'attività all'epoca, senza dover dimostrare con fatture all'epoca, ma già basta l'apertura del codice IVA prima del 1 novembre 2007. Quindi chi già aveva la partita IVA da consulente, non da promotore, ma da consulente, e che non sia una consulenza di amministrazione, ma che siano quelle 3-4 partite IVA che compatibilmente potevano far parte di questa schiera, ha il primo requisito, condizione necessaria, cioè aveva il requisito ante 2007. Avendo il requisito ante 2007, deve verificare un altro requisito, che negli ultimi 2-3 anni abbia continuato a fare consulenza. Cosa serve? Serve questo: avere delle fatture, per cui io dimostro attraverso le fatture che almeno in un paio d'anni, negli ultimi 3, ho fatto consulenza non generica, ma consulenza sugli investimenti. Cioè, detto alla gente, mi paghi perché ti dico che è meglio quel fondo invece che l'altro. Però il fatto di avere le fatture non basta, bisogna avere fatture per almeno 10.000 euro per anno e almeno 2 clienti. Quindi se io avevo già la partita IVA ante 2007, in più ho le fatture 2 anni negli ultimi 3 di consulenza, io ho diritto a presentare subito domanda col programma di attività ed entrare all'interno, diciamo, tra i pionieri nel regime transitorio. Questa è la prima categoria. Chi ha accesso alla seconda categoria? La seconda e la terza categoria di cui vi dico adesso non esiste, non esisteva, non esiste nemmeno nei moduli. Nei moduli che voi vedete CFA non esiste. Perché non esiste? Perché noi, mentre tutti erano in vacanza, tra luglio e agosto abbiamo fatto il giro delle 7 chiese, abbiamo girato il MEF, abbiamo girato l'organismo ovviamente, abbiamo girato la Consob, e alla fine del giro, questo diciamo fine agosto, abbiamo definito quello che non vedete nei moduli, non vedrete nei moduli, ma è definito, e quindi bisogna fare una forzatura sui moduli. Ok, che chi aveva il mandato da promotore al 31 ottobre 2007, mandato, non solo l'iscrizione all'albo, il mandato da promotore, è automaticamente definito consulente, quindi era un consulente.
quindi faceva consulenza, perché la normativa dice, che era un po' i pareri che ci eravamo fatti fare, che chi aveva il mandato da promotore comunque era consulente. Ok, quindi il requisito di aver avuto il mandato da promotore, sei consulente, però condizione necessaria. Qual è la condizione sufficiente? Che chi aveva il mandato ante 2007, paradossalmente ci hanno sempre detto che erano degli abusivi. Non è vero. Chi aveva il mandato ante 2007, negli ultimi 2-3 anni ha fatto consulenza, non generica, ma consulenza sugli investimenti, dimostrando con le fatture pari a 10.000 euro e almeno due clienti, entra di diritto entro il 30 novembre, automaticamente. Bellissimo, questa è una forzatura che abbiamo ottenuto. Quindi nel modulo si metterà che io la partita IVA l'ho aperta magari dopo. Perché? Perché se io ero un promotore col mandato e nel 2010, 2012, 2013 ho lasciato il mandato e ho aperto la partita IVA da consulente, io metterò nel modulo che la partita IVA è dal 2013 e che ante 2007, da quando ho iniziato a fare il promotore, ero consulente. Perché la normativa dice che tu devi fare consulenza finanziaria, non consulenza finanziaria fee only o consulenza finanziaria indipendente. Quindi automaticamente hai diritto ad entrare di diritto. Quindi paradossalmente, che ha fatto il promotore col mandato ante 2007 e oggi ha fatto consulenza sugli investimenti, non generica, ma ha fatto consulenza sugli investimenti, è automaticamente all'interno dell'albo, come pioniere inizialmente. Terza categoria, quella che dei soggetti ante 2007 che facevano i bancari, consulenza all'interno della banca. Cosa significa? Significa che la differenza rispetto al promotore è automatico, promotore col mandato non devo dimostrare nulla, tra l'altro c'hanno tutti i dati loro lì, quindi non si scappa. Il bancario, che faceva consulenza, non è che faceva l'ufficio amministrativo, ma faceva consulenza attraverso una dichiarazione della banca o in mancanza di una dichiarazione della banca con un atto di dichiarazione che poi l'OICF andrà a verificare, dichiara che faceva consulenza alla clientela presso quell'intermediario, presso quel periodo, e quindi assolve il problema dell'ante 2007. Ovviamente deve aver continuato a fare l'attività negli ultimi 2-3 anni, quindi negli ultimi 2-3 anni devi mostrare le solite 10.000 euro per anno di fatture, consulenza MIFID, cioè consulenza sugli investimenti. E quindi a quel punto anche il bancario entra di diritto. Queste sono le tre categorie, per cui una si sapeva già, le altre due abbiamo lottato, abbiamo ottenuto questa cosa. Quindi abbiamo ottenuto che chi faceva, che era quello che abbiamo sempre detto, chi faceva il promotore ante 2007 col mandato, aveva diritto di continuare a fare l'attività di consulenza, che già svolgeva attività di consulenza. E quindi queste sono le tre categorie che vanno dentro. Entro il 30 novembre. Però ci sono altre casistiche, vediamole, anche perché dopo lasciamo un po' di spazio a un question time, in modo tale che ci sono delle domande, siamo a disposizione per rispondere. I post, cioè chi è che presenta dal 1 dicembre? Prendiamo una casistica, promotore con mandato ante 2007 che ha lasciato il mandato da promotore, ovviamente, è iniziato a fare il consulente, però ha fatto la generica, perché avendo paura di essere catalogato come soggetto abusivo, che non era, difatti oggi si scopre che non era, ha fatto la generica. In questo caso, se lui ha fatto la generica negli ultimi 2 anni, purtroppo 2-3 anni, troppo, dovrà presentare domanda a dicembre. Però c'è un punto, presenta domanda dal 1 dicembre in poi, però avendo già superato l'esame da promotore finanziario, anche se non ha mandato, lui si iscriverà, ha fatto la generica e da questo momento in poi lui si iscriverà senza dover fare l'esame, perché l'esame fatto da promotore equivale all'esame che verrà fatto, quindi l'esame sarà unico esame. Poi io deciderò di mettere una sezione dei promotori che si chiama consulente abilità offerta fuori sede o quelle dei consulenti finanziari autonomi. Quindi questi soggetti qua, tutti quelli che comunque hanno superato l'esame da promotore e che comunque non hanno i requisiti di quelle tre categorie che vi ho detto, il 1 dicembre presentano domande, magari il 3 dicembre che è lunedì, presentano domande. L'unico requisito è aver fatto l'esame. Hanno fatto l'esame? Sì. Presentano le domande ex novo. Nel programma di attività avete 5 capitoli, se vedete. Presenterà solo dal 1° al 4° capitolo. Il 5° capitolo è dedicato a chi presenta domande il 30 novembre. Quindi dal 1° al 4° capitolo verrà riempito. Ci dovrà essere, ovviamente, per tutti, questo vale, la polizza professionale che bisogna fare, dopo noi parliamo il dottor Fattore, che è qui, quindi dovete stipulare una polizza professionale, allegare la polizza professionale, allegare il modulo di cancellazione dall'albo dei promotori, presentare il programma di attività dal punto 1 al punto 4 e il gioco è fatto.
e quindi questa è una categoria che va via. Stesso discorso per chi, quali soggetti? Per i soggetti che dal 1 dicembre sono promotori e hanno mandato, che è promotore, ha mandato e si vuole fare il change. Voi avete visto il nostro stand, quello di consulti, che abbiamo scritto in grande, il tema di quest'anno è change, cambio, cambio. Quindi tutti i promotori col mandato dal 1 dicembre possono fare il change. A fine gennaio, cioè già, i moduli che ci sono già sono predisposti. Chi è promotore col mandato fa il change e passa. Dice: io voglio cambiare sezione, presenta il programma di attività, i 4 capitoli, più la polizza professionale, e fa il change e inizia l'attività a fare, l'attività di consulenza. Attenzione però, quelli là che non sono promotori con mandato e sono solo promotori, io vi consiglio di farla a dicembre, di fare domanda, perché prima o poi, ancora non escono, ma usciranno i decreti ministeriali, per cui ci sarà il requisito di esperienza, e probabilmente metteranno 2 anni di esperienza. Dunque, chi ha il promotore con mandato, i 2 anni magari ce li ha già, ma chi è promotore senza mandato, è meglio farla prima possibile, prima che escono i decreti ministeriali, altrimenti vi conviene, anche gente che ha fatto 20 anni magari la professione, vi conviene andare a fare il tirocinio di 2 anni da qualche parte, quindi non penso sia una cosa spiacevole. Quindi ci vorrà qualche mese magari che tireranno fuori DM, nel senso che chi non ha il mandato da dicembre in poi non se la pigli tanto comoda, inizi a velocizzare le pratiche. Questa è la seconda categoria. I bancari invece, vedete nel modulo di 4° livello che fanno i bancari adesso, anche quelli con un certo insieme di requisiti fanno il change automaticamente senza fare l'esame. Chi è che farà l'esame? Chi non ha mai fatto l'esame da promotore e chi non ha i requisiti per il 30 novembre, quindi tutto il resto. Il requisito di esperienza non c'è, quando usciranno i DM ci sarà anche quello. Nel frattempo non c'è il DM, il decreto ministeriale, e quindi entrano tutti con l'esame. Chi non ha fatto l'esame e si vuole avvantaggiare, non aspetti sessioni di esame di chissà quando, faccia quello da promotore che è identico, è la stessa roba. Inizia già a farsi l'esame, tant'è quello l'esame, e così velocizza il tutto. Questioni società, SCF. Chi invece, ci sono dei soggetti che sono invece amministratori di società. Se abbiamo una società costituita ante 2007, i relativi amministratori automaticamente si possono iscrivere all'albo prima del 30 novembre e iscrivere anche le società. Quindi bisogna iscrivere la società col modulo SCF e i singoli amministratori. Ok? Vi dico di più, che è una cosa che certi colleghi stanno facendo. Se io sono un ante 2007 di diritto, per quelle 3 tipologie che abbiamo detto, e la mia società non esiste o è costituita dopo il 2007, io, essendo io come amministratore di società, avendo il prerequisito, posso automaticamente, già entro il 30 novembre, iscrivere anche la mia società come SCF, e quindi dal 1 dicembre stare già dentro, addirittura. Altrimenti, chiunque altro da dicembre in poi vuole fare una SCF, gli amministratori devono essere tutti iscritti come CFA e avere i requisiti relativi e iscrivere alla SCF. Ultima cosa, noi come, poi risponderemo a tutte le vostre domande, perché poi ci sono, in mezzo a questo ci sono purtroppo tantissime varianti che abbiamo comunque verificato, parliamo ogni giorno noi con l'organismo, abbiamo tutte le varianti possibili sul tavolo, quindi magari ce ne sta pure qualcun'altra, la teniamo in considerazione, o sicuramente una delle vostre diversità magari l'abbiamo già affrontata, vi sappiamo già dire se dell'ante, post e via. Altra cosa importante, noi come società, come Consultic, come sapete, noi operiamo ormai da 18 anni nel settore, nella consulenza e nel supporto ai consulenti. Tutta la parte del regolamento intermediario che va applicato, MiFID 2, abbiamo tutto creato, non solo tutta la procedura dal capitolo 1 al capitolo 5, okay, che diamo a disposizione per poter operare, ma soprattutto tutta la procedura è tarata sui nostri contenuti informativi, sui nostri analisi che facciamo, perché secondo la normativa il consulente deve fare anche l'analista, però non sapete benissimo che un consulente non può essere analista finanziario, o faccio l'analista o faccio il consulente, sono 2 robe diverse, però teoricamente, quindi noi elaboriamo le analisi e le diamo ai consulenti che poi le fanno loro tendenzialmente. Gli diamo i sistemi operativi coerenti con le procedure a costi contenuti e di velocizzazione della procedura, per cui divento MiFID compliant,
ok, con pochi passi, seguiti da noi, col supporto nostro, e quindi questa attività, per chi ha passione dentro, si può fare a costi contenuti e alto valore aggiunto, perché ci siamo noi come supporto dietro che possiamo dare per questa attività, altrimenti oggettivamente è un'attività che diventerebbe molto più complicata da fare. E su questo non abbiamo bisogno di testare più di tanto, per un semplice motivo: lo facciamo già da 18 anni, lo facciamo di successo, per i consulenti lo facciamo anche direttamente. Quindi chiunque poi vuole approfondire il tutto, noi tra l'altro abbiamo anche il modulo di avvio che è il 20, 21 e 22 novembre, in cui rendiamo operativi i consulenti, e chi già ha idea che deve fare il change, anche se non lo devi fare entro il 30 novembre, tutti quelli che dovranno fare il change a gennaio, a dicembre o altro, si iniziano a preparare, perché prima lo fanno meglio è. Si iniziano a preparare, a conoscere il sistema operativo, a conoscere le procedure, a avere supporto per fare questa attività, perché le cose da imparare ce ne sono, ma sono dei paletti. Abbiamo creato un percorso semplice e veloce per fare questo. Questa è una cosa importante. Detto questo, io passerei alla mia collega Paola Ferrari per farvi vedere un attimo delle parti del nostro software che è l'APM, che è uno dei software che diamo in dotazione ai consulenti, che abbiamo reso MiFID Compliant 2, cioè una procedura di cui c'è bisogno. Questa procedura raccoglie tutte quelle che sono un po' le incombenze, diciamo così, del consulente, quello, non so, avete sentito parlare di cose ex ante, del calcolo dei costi ex post, abbiamo automatizzato tutto. Quella dell'analisi costi-benefici, la dichiarazione di adeguatezza, quindi raccoglie tutto un insieme di informazioni per cui aiuta il consulente assolutamente, attraverso un insieme di automazione, aiuta il consulente a essere compliant e riuscire a svolgere al meglio questa professione, oltre ai nostri contenuti dell'ufficio studi, perché di fatti quello che poi noi facciamo, c'è una società che fa contenuti, e fa contenuti per i consulenti e servizi e supporto per i consulenti, che è il valore aggiunto poi del il nostro valore aggiunto. Quindi io passerei tutta la parola alla mia collega e poi riprenderò la parola. Ok. Buon pomeriggio a tutti, io sono Paola Ferrari e lavoro all'interno dell'ufficio studi Consultic. Consultic ha elaborato una piattaforma che è la IFANET 4.0 Smart Platform, che è una piattaforma proprio a supporto dei consulenti finanziari. All'interno trovate i nostri portafogli modello, le nostre shortlist, tutte le nostre ricerche di mercato che facciamo ogni giorno, e cosa oggetto dell'incontro di oggi è il software APM, che è un software MiFID Compliance. Questo software forma all'interno un database di oltre 150.000 strumenti finanziari, e si compone di 7 sezioni. Come vedete, partendo dalla home page avete un riepilogo di quelli che sono i principali indici di mercato. All'interno del software tutti i titoli sono aggiornati al prezzo di chiusura del giorno precedente, quindi non sono in tempo reale. Passando all'area ricerche, avete la possibilità di ricercare tutti gli strumenti finanziari quotati sul mercato, quindi se avete un codice ISIN è sufficiente inserire il codice ISIN, diversamente, come vedete da questa maschera, a seconda che si tratta di un'obbligazione, fondi, azioni o indici, avete una maschera in cui potete selezionare e filtrare una serie di strumenti finanziari. La parte successiva, la sezione successiva, è dedicata all'area di analisi. Quest'area vi consente di fare analisi di strumenti finanziari. Per esempio, dalla schermata che vedete, avete la possibilità di fare comparazioni tra qualsiasi strumento finanziario, quindi tra indici piuttosto che obbligazioni, fondi, ETF, ma anche di comparare i portafogli finanziari dei vostri clienti con i principali indici di mercato. Inoltre, all'interno di quest'area avrete la possibilità di creare anche una serie di liste, liste formate da strumenti finanziari che ritenete opportuno tenere monitorato, per esempio una lista di fondi piuttosto che una lista di azioni con determinate caratteristiche. E quindi, accedendo all'area analisi, dovete far altro che recuperare la lista e avrete accesso ai principali indicatori per valutare appunto la lista che avete selezionato.
La parte successiva è dedicata all'area portafogli. Sicuramente questa è una parte molto interessante, in quanto all'interno di questa sezione avete la possibilità di inserire i portafogli finanziari dei vostri clienti e creare, sia tenerli monitorati ogni giorno attraverso un'analisi posizione, un'analisi periodo, sia fornire ai vostri clienti un sistema di reportistica. Questa, per esempio, l'immagine che vedete è la prima schermata del report PDF che viene elaborato in automatico dal sistema. Un valore aggiunto sicuramente di questa piattaforma è la possibilità di creare portafogli aggregati, quindi di fornire al cliente una reportistica della sua posizione, per esempio su N banche aggregata, e di valutare quindi voi meglio la composizione e l'asset allocation del portafoglio. Nell'area servizi, oltre ad avere la possibilità di inserire degli alert sui singoli strumenti finanziari o sui portafogli, avete la possibilità anche di andare ad inserire strumenti che non possono essere censiti all'interno del sistema, per esempio conti di deposito, gestioni patrimoniali, gestioni separate. Questi strumenti li potete censire in quest'area e li potete quindi andare a inserire nei vostri portafogli, in modo che il report che poi fornite al vostro cliente è un report complessivo di tutta la posizione finanziaria che ha in essere, e questa è una cosa che almeno i nostri clienti apprezzano molto. L'area anagrafiche e raccomandazioni è l'area MiFID compliance. Nell'area anagrafica avete la possibilità di andare ad inserire le anagrafiche di tutti i vostri clienti, quindi per ogni cliente andrete a inserire la rispettiva anagrafica, quindi dati principali, carta d'identità, codice fiscale, eccetera, e in più avrete anche la possibilità di avere a disposizione un archivio inviolabile e incancellabile, appunto, che risponde alla normativa MiFID, e in cui vengono caricate dal sistema in automatico tutte le raccomandazioni, e in più lo potete utilizzare per caricare per esempio i contratti, le carte d'identità del cliente, gli eseguiti che vi mandano i clienti, quindi tutta la comunicazione tra voi e il vostro cliente. All'interno dell'area anagrafica è possibile inserire il questionario MiFID 2, quindi per ogni cliente va inserito, oltre all'anagrafica del cliente, il questionario per valutare appunto l'adeguatezza, e poi ad ogni cliente va associato il portafoglio o gli N portafogli del cliente. Il questionario che trovate nell'area anagrafica è un questionario MiFID 2 che abbiamo elaborato e che risponde alla normativa MiFID 2, e è un questionario che va a indagare tre cose principali. La prima cosa è il VAR del portafoglio, quindi noi abbiamo la clientela, l'abbiamo classificata in 4 su 4 profili di rischio, dal VAR alto, medio basso e VAR basso, e ad ogni profilo di rischio associato un VAR del portafoglio. Quindi quando genererete le raccomandazioni, la prima cosa da andare a valutare è il VAR del portafoglio. La seconda cosa è la conoscenza degli strumenti. Infatti la normativa MiFID 2 ci impone di andare a verificare se il cliente conosce gli strumenti che stiamo raccomandando o che ha in portafoglio. Quindi ci saranno delle domande in cui si chiede al cliente se conosce i vari strumenti finanziari, quindi conosce le azioni, conosce le obbligazioni, conosce i fondi, ma non sarà sufficiente fermarsi alla domanda, alla risposta sì li conosco o no non li conosco. Nel caso in cui il cliente dica che conosce le azioni piuttosto che le obbligazioni, occorre andare a fare una o più domande di teoria per verificare se effettivamente conosce quegli strumenti. Quindi nel momento in cui andrete ad inserire il questionario, se il cliente risponderà affermativamente alla domanda di conoscenza delle azioni, a cascata si apriranno una serie di domande di teoria legate alle azioni, e sarà sufficiente che il cliente risponda affermativamente ad almeno una delle domande, delle due o tre domande proposte. Oltre alla conoscenza degli strumenti, si deve andare a verificare anche l'orizzonte temporale di investimento.
Per esempio, se un cliente, dalle risposte che dà un cliente, emerge che ha un profilo di un orizzonte temporale di investimento inferiore a 5 anni, l'orizzonte del portafoglio, quindi la duration del portafoglio, dovrà essere inferiore ai 5 anni. Si potrà comunque andare a raccomandare titoli che hanno una duration superiore ai 5 anni. L'importante è che però l'orizzonte temporale complessivo del portafoglio non superi i 5 anni. L'area raccomandazioni è sicuramente l'area che abbiamo sviluppato di più in questi ultimi mesi e vi fornisce un grande supporto nella generazione delle raccomandazioni e nel velocizzare tutte le procedure burocratiche che richiede la MiFID 2. Andando nell'area raccomandazioni, come vedete, per ogni cliente viene indicato quello che è il profilo di rischio e l'orizzonte temporale. Nelle note vedete che c'è anche la possibilità di inserire l'indirizzo mail del cliente. Questo significa che nel momento in cui generate una raccomandazione, se volete, potete fare in modo che il software invii direttamente al vostro cliente la raccomandazione. Si può inviare sia deve essere inviata al cliente, ma si può anche inserire fino a 5 persone in coppia conoscenza alle raccomandazioni. Quindi capite che se dovete fare n raccomandazioni, il sistema vi, nel momento in cui generate le raccomandazioni, vi aiuta molto nell'invio. Nella prima schermata di data entry dovete andare ad inserire quelli che sono i titoli che si intende raccomandare, quindi è sufficiente inserire un codice ISIN, una quantità e un prezzo degli strumenti raccomandati. Poi si accede a quello che è la posizione attuale del cliente, che sono i titoli che il cliente ha in portafoglio. Il software in automatico verifica se tutti gli strumenti che il cliente ha in portafoglio li conosce. Quindi se nel questionario, per esempio, il cliente ha risposto che non conosce le azioni, quando accediamo a questa pagina il sistema ci evidenzia in rosso che questi titoli, cioè le due azioni, vanno vendute perché il cliente ha detto di non aver conoscenza dei titoli azionari. Pertanto sono già flaggate sulla vendita totale e dobbiamo solo confermare la vendita. Nella pagina di controllo MiFID il sistema elenca quelli che sono i titoli raccomandati in acquisto e in vendita. Nella verifica MiFID su strumenti ci indica appunto se gli strumenti sono conosciuti, se è corretto l'orizzonte temporale di investimento e la conoscenza degli strumenti, e vedete che a fianco nella valutazione del controllo MiFID ci sono 4 semafori verdi, quindi tutta la valutazione di adeguatezza la fa il sistema, in questo vi aiuta molto. Quindi ci dice che il VAR del portafoglio è corretto, ci dice che la congruenza dell'orizzonte temporale è corretta, perché vedete che questo cliente aveva un orizzonte temporale inferiore di 5 anni, l'orizzonte temporale del portafoglio è 3,78 anni, quindi il semaforo è verde e siamo coerenti. Poi c'è la questione della documentazione, che vi spiego successivamente, e la verifica della conoscenza degli strumenti, ovvero che tutti gli strumenti che stiamo raccomandando in acquisto sono strumenti che il cliente conosce e che nel portafoglio non restano strumenti che il cliente non conosce. Una volta che abbiamo tutti i semafori verdi, noi possiamo accettare la raccomandazione. Nel momento in cui clicchiamo su accetta raccomandazione, il sistema genera in automatico un PDF. Il PDF è un documento che è formato da circa 4 pagine e che, come vedete, viene elaborato in automatico dal sistema. Noi dobbiamo soltanto inserire i codici ISIN dei titoli da acquistare e da vendere. Il PDF si presenta in questo modo. Nella prima pagina abbiamo l'elenco degli strumenti raccomandati in acquisto e in vendita. Nella seconda pagina abbiamo l'informativa sulle caratteristiche e rischi degli strumenti. Infatti la normativa MiFID 2 impone di inserire, di allegare alla raccomandazione per ogni strumento raccomandato in acquisto i KID degli strumenti. Il software li inserisce in automatico, quindi nel momento in cui noi inseriamo di voler acquistare il fondo X, in automatico il software allegherà il KID del fondo X e quindi nella pagina 2 ci troveremo i vari link agli strumenti.
c'è poi la riportato le avvertenze degli strumenti. A pagina 3 e 4 invece troviamo la dichiarazione di adeguatezza, che anche questa ci viene fornita in automatico dal sistema, e che appunto è una dichiarazione in cui si dichiara che la raccomandazione è coerente sia in termini di VAR che di orizzonte temporale, che di tolleranza al rischio, che dei costi benefici degli strumenti raccomandati. La probabilità, abbiamo poi la probabilità di revisione, ovvero a seconda del range VAR del portafoglio, il cliente ci dovrebbe richiedere una revisione del portafoglio entro un determinato periodo, e quindi questo viene anche questo inserito in automatico dal sistema, appunto in base al range VAR del portafoglio associato a questo cliente. Nell'ultima pagina del PDF troviamo l'informativa sui costi ex ante. Anche qui il software lo inserisce in automatico, quindi troviamo l'elenco degli strumenti raccomandati in acquisto e in vendita. Il software, basandosi sui flussi EMT, va a inserire i costi degli strumenti. Poi nella tabella più sotto trovate il costo dei servizi, che altro non è che il costo della vostra parcella, che quella la dovrete inserire all'interno dell'anagrafica cliente, quindi la prima volta che anagrafate il cliente, e poi il costo aggregato, che è la somma delle due tabelle. In raccomandazione, nel momento in cui generate la raccomandazione, tutte le raccomandazioni inviate vengono salvate in automatico nel sistema. Quindi avete l'elenco delle varie raccomandazioni inviate e la possibilità di riscaricarvi il PDF. Una volta che avete generato le varie raccomandazioni, è necessario, o meglio, se è reso necessario, noi che facciamo da tempo questa attività, avere delle schermate che ci consentissero di aver monitorato quelle che sono le raccomandazioni che abbiamo inviato al cliente, le raccomandazioni che il cliente ha eseguito o le raccomandazioni di cui il cliente non ci ha ancora dato conferma di averle effettuato o meno. Per questo, nell'area portafogli, quando andrete a vedere l'analisi posizione e l'analisi periodo dei vostri clienti, vi comparirà questa schermata dove avrete la possibilità, nelle ultime 20 raccomandazioni, di vedere quali sono le ultime 20 raccomandazioni che avete generato per quel cliente, e a fianco di ogni strumento vi viene indicato se l'operazione è stata eseguita, se è ancora in attesa di esecuzione perché il cliente non vi ha ancora mandato di eseguito, oppure se è già stato eseguito, oppure se non la vuole eseguire perché magari non è passata per limite di prezzo, oppure il cliente non vuole eseguire quell'operazione. Quindi qui avete un monitoraggio del portafoglio. Andando poi invece su raccomandazioni con almeno una mancata esecuzione, qui avrete l'elenco di tutte le raccomandazioni non ancora eseguite, di cui appunto potete caricare gli eseguiti. Nella prima schermata avete i dati della raccomandazione, quindi i dati di quantità e prezzo che avete raccomandato voi al cliente, che si è trovato nel PDF, mentre nella pagina di destra avete i dati di esecuzione, quindi potete andare a caricare la data effettiva in cui è effettuato l'operazione, quantità, prezzo degli strumenti. Altra cosa, c'è il riepilogo, quello che dovete fare una volta all'anno è il riepilogo delle raccomandazioni. Questo PDF viene generato in automatico nel sistema, trovate la verifica periodica dell'adeguatezza, la probabilità di revisione, avete l'elenco dell'informativa sui costi ex post che viene fatto in automatico dal sistema, e in ultimo il riepilogo di tutte le raccomandazioni fatte nell'anno. Se poi avete qualche altra domanda in merito al software, sono al desk Consultic, quindi vi aspetto per qualsiasi domanda o chiarimento. Bene, allora adesso continuando un attimo con la parte software, visto che noi siamo dei consulenti finanziari indipendenti pianificatori, significa che non è che ci occupiamo meramente della parte asset allocation e degli investimenti sugli strumenti finanziari, ma ci occupiamo tutto un insieme di altre tematiche. Quindi ci occupiamo di previdenza, quindi pianificazione previdenziale, pianificazione assicurativa, bilancio stato patrimoniale, conto economico, e anche un'altra parte del patrimonio, perché voi sapete, dato in Banca d'Italia, che il 60% diciamo, dell'asset allocation media dell'italiano è fatta da immobili, dall'immobiliare. Quindi la componente immobiliare non è una componente di cui possiamo prescindere
perché noi siamo i tutelatori della ricchezza, cioè l'asset allocation, il consulente indipendente non guarda un portafoglio finanziario solo, ma guarda la globalità del nucleo familiare, e la componente, ripeto, immobiliare, componente fondamentale, anzi spesso preponderante all'interno della componente del patrimonio complessivo. Su 10.000 miliardi abbiamo 6.000 miliardi di immobiliare, 4.000 miliardi di finanziario, quindi è fondamentale questa parte qua, e anche là c'è una componente di rischio strutturalmente, e il software, questo software ha anche dentro quella componente immobiliare, quindi aiuta, c'è un tool fatto apposta per la parte componente immobiliare. E qui abbiamo la dottoressa Migliani, proprio di Analysis SPA, che adesso ci illustrerà proprio brevemente questo tool sulla parte immobiliare. Grazie. Buongiorno a tutti, sono Maria Damigliano, sono responsabile del progetto Real Estate di Analysis. Il tool Real Estate nasce con l'obiettivo proprio di fornire la copertura delle informazioni immobiliari dei soggetti richiesti e dei loro cointestatari e vedere qual è la movimentazione di questi asset nel tempo. Abbiamo diversi tipi di servizio a seconda dell'informazione, la profondità delle informazioni che un soggetto vuole ottenere. Innanzitutto è un tool a consumo, questo vuol dire che si paga ogni qualvolta che viene inserito un codice fiscale, quindi ogni volta inserisco un codice fiscale pagherò con carta di credito. Come dicevo, abbiamo diversi tipi di servizio che vanno dal check registri immobiliari, che mi dice soltanto se il soggetto che sto il codice fiscale che ho inserito ha degli immobili oppure no, i tuoi immobili e la fotografia del patrimonio immobiliare del soggetto richiesto e dei cointestatari alla data della richiesta, quindi ho la possibilità di scaricare la reportistica avanzata, ho possibilità di vedere dove sono ubicati questi immobili e i valori degli immobili, nonché le quote di ciascun cointestatario. Valutazione immobili e rischi associati, in più mi fa vedere eventuali rischi associati agli immobili, quali ad esempio ipoteche giudiziali, ipoteche legali, se vi sono ad esempio verbali di pignoramento immobili, e approfondendo un atto di iscrizione è possibile vedere i mutui legati agli immobili. Inoltre con questo servizio forniamo lo storico degli atti a partire da novembre 2012, quindi posso vedere non solo quello che si verifica da oggi in avanti, ma anche lo storico dal 2012, quindi se vi sono stati ad esempio da altri mutui, delle compravendite nell'asset immobiliare. Questo servizio fa un monitoraggio della situazione immobiliare del soggetto richiesto. Questo vuol dire dura un anno e tutto ciò che si verifica all'interno dell'asset immobiliare verrà visionato nei report. Il Trentino Alto Adige invece è un servizio a parte proprio perché il catasto di questa regione è un catasto differente. Il servizio Visure invece mi permette di scaricare il PDF e documenti originali dell'Agenzia delle Entrate, e per quanto riguarda le perizie, grazie alla collaborazione con il CRIF, che è la principale società in Italia che si occupa di perizie immobiliari, nonché essere una centrale rischi, ho la possibilità di chiedere anche la perizia di un perito certificato. CRIF ha 500 periti in tutta Italia, quindi raggiunge qualsiasi città, qualsiasi parte d'Italia. Quindi prima cosa che faccio è aggiungere un soggetto, quindi caricare il codice fiscale del soggetto. Se una persona fisica, aggiungerò il cognome, nome, il codice fiscale e la data di nascita, altrimenti per persona giuridica scelgo il tipo di codice fiscale che sto inserendo. Una volta aggiunto il soggetto, basta cliccare su uno dei servizi e l'anagrafica andrà nel carrello e potrò pagare con carta di credito. Una volta che l'ordine arriva, nel giro di un paio di giorni viene dato al cliente il report. Ci vogliono un paio di giorni proprio perché i dati sono aggregati, quindi non è il dato così come arriva dal catasto, ma viene elaborato da noi, da Analysis. Quindi una volta arrivato il report si va in servizi acquistati, abbiamo i vari servizi e cliccando sulla tendina si apre il menu con l'elenco di tutti i soggetti che ho richiesto, cliccando sul soggetto avrò il mio report.
Quindi avrò c'è Mario Rossi che ha 5 cointestatari, vedo la suddivisione degli immobili per settore, in questo caso ad esempio Mario Rossi ha 6 immobili residenziali, 4 pertinenze e 2 terreni, ho il valore degli immobili suddivisi per settore. Il valore è un valore di mercato che Analysis calcola con un algoritmo proprietario che tiene conto del valore presunto del CRIF e dei valori OMI, minimo e massimo. Questi valori vengono combinati in un algoritmo che poi verrà confrontato, il valore verrà confrontato con gli annunci immobiliari di vendita degli ultimi 30 giorni, proprio per rendere molto più vicino questo valore a quello che è la realtà. Chiaramente non è un valore periziato con un perito, ma è solo un valore di stima. Poi ho il valore dei diritti sugli immobili del mio soggetto richiesto, quindi in questo caso Mario Rossi, e dei cointestatari, e il valore dei diritti del soggetto richiesto suddiviso per settore. Ancora avanti ho l'elenco degli immobili suddivisi per città, per comune, quindi vedo quanti immobili Mario Rossi ad esempio ha nel comune di Milano e il valore dei diritti sui fabbricati e il valore totale dei fabbricati. Ancora avanti ho l'elenco di tutti i cointestatari insieme a Mario Rossi degli immobili con valore diritti e valore degli immobili e l'ubicazione di questi immobili. Questa parte invece del report mi fa vedere la stima dei costi e dei ricavi, quindi quanto Mario Rossi pagherà di IMU, TASI, TARI, oneri di manutenzione e redditi da locazione sui suoi immobili. E il totale dei ricavi c'è dato dai redditi da locazione e il saldo sia in forma grafica che tabellare. Più in basso una piccola tabella che mi fa vedere gli immobili di Mario Rossi suddivisi per settore con il valore catastale, valore di mercato e valore imponibile. L'elenco di tutti gli immobili, quindi dove sono ubicati, il valore di mercato degli immobili, la rendita catastale, i metri quadri e una scheda dettagliata. Cliccando poi sull'iconcina avrò il dettaglio della scheda con il posizionamento dell'immobile, le caratteristiche principali, valori stimati con valore di mercato, valore imponibile, il valore a seconda che si tratti di una prima casa o di una seconda casa. Nella parte destra avrò la fiscalità e i costi e gli indici di liquidabilità, cioè la facilità o difficoltà che ha un immobile di essere alienato. Con ben 9 indici di liquidabilità e infine la variazione del valore di mercato al netto dell'inflazione dal 2002, 2007, 2013. Ho la variazione del valore di mercato del patrimonio di Mario Rossi, quindi come è variato nel corso degli ultimi 5 anni. E qui ho l'analisi dei rischi e delle ipoteche. Vediamo che vi sono stati degli atti di iscrizione, la descrizione dell'atto, quindi ipoteche legali e un verbale di pignoramento immobili, la data dell'atto, l'importo finanziato e qui abbiamo delle note proprio perché le ipoteche sono state cancellate, quindi avrò anche la data di cancellazione dell'ipoteca. Ho i dati sul mutuo, quindi in questo caso Mario Rossi ha un mutuo sull'abitazione in via San Maurilio e tutti i dati riguardanti il mutuo. Chiaramente sono dati all'accensione del mutuo, ad esempio il tasso è un tasso variabile ma so soltanto il tasso all'accensione, non ho il piano di ammortamento, anche se questa parte può essere editabile, quindi si può inserire anche eventualmente il piano di ammortamento. Infine gli eventi da conservatoria, quindi quanti atti ci sono stati, lo storico degli atti che dicevo prima, quanti atti ci sono stati, in questo caso vediamo 5 atti di trascrizione, 4 iscrizioni e 3 annotamenti riguardanti tutti la conservatoria di Milano e la descrizione dell'atto. Il valore, vediamo in questa tabella il numero degli immobili oggetto di operazioni immobiliari, quindi hanno riguardato 2 immobili nel comune di Milano, si tratta di 2 fabbricati, 2 abitazioni economiche e vediamo la movimentazione, cioè gli immobili in entrata e in uscita. Questo è molto importante perché ad esempio il consulente sa che se Mario Rossi ha venduto un immobile come in questo caso avrà del denaro liquido e quindi può o proporgli degli investimenti finanziari o comunque proporre l'acquisto ad esempio di un nuovo immobile.
Ultima slide, ho il dettaglio sulle trascrizioni, iscrizioni e annotamenti. Se avrò approfondito degli atti vedrò tutto il dettaglio. Allora, come ultimo intervento, poi passiamo velocemente, magari ci sono delle domande, vediamo che poi dobbiamo stare sempre all'interno dei tempi. Sapete benissimo che è obbligatoria la polizza RC professionale. Noi dal 2007, da quando c'è la MiFID 1, abbiamo trovato il broker più grosso al mondo, che è MASH, che è qui presente con il fattore, che è il leader mondiale proprio sull'RC professionale per professionisti in Italia. Quindi al di là del chi siamo, che è inutile che ci dice, che sappiamo già siete leader, loro ci hanno sempre assistito anche con i piccoli numeri. Diciamo, è stato un apprezzamento perché ci hanno fatto fare una polizza professionale quando eravamo quattro gatti. Adesso cosa è successo? È successo che hanno lavorato tantissimo, hanno dimezzato i prezzi, quindi oggi si fa tutto online, come vedrete, è riuscito a dimezzare i prezzi, quindi i prezzi si sono assolutamente ridotti, e la sua promessa è questa, che se per caso voi riuscite a trovare una polizza a un costo più basso, lui abbassa il prezzo, quindi trovatela in giro, perché ci aiutate a far abbassare ancora di più i prezzi. Adesso ho detto tutto. Allora, queste promesse sicuramente no, io sono l'unico che in questa fase incassa soldi, tanto per essere chiari. Comunque no, allora, la MASH è un broker in Italia con 12 uffici, 800 e rotti dipendenti. Io mi occupo di RC professionale, seguiamo, come vedete, un certo numero di professionisti, consulenti finanziari, gli ex promotori finanziari, tanto per intenderci. Siamo leader nel mondo degli agenti di assicurazione, assicuriamo quasi tutte le primarie compagnie, avvocati, geometri, ma questo a livello proprio nazionale. La polizza è prevista dalla normativa, quindi non è che noi possiamo inventarci chissà cosa. L'oggetto della copertura è previsto dalla legge, l'assicurato, che è anche il contraente, è un consulente finanziario autonomo, persona fisica o una società di capitali. L'oggetto dell'assicurazione, la polizza le polizze RC personali hanno una particolarità. Quello che le accende non è, è sì anche quando ho fatto l'attività professionale, ma è quando mi arriva la richiesta danni. Quindi io, l'assicuratore, che non siamo noi, ma poi vedrete chi è, terrà in copertura tutte le richieste di risarcimento danni che perverranno all'assicurato per tutta l'attività svolta da quando hai iniziato a farla in poi, se sei iscritto dalla data di iscrizione. Poi vedremo che per chi negli anni passati è stato diligente e si è dotato di una polizza di risarcimento personale, potremo dare la copertura addirittura da quando ha avuto la prima polizza, altrimenti la copertura sarà dalla data di iscrizione all'albo. L'assicuratore è AG Europe, è il primo assicuratore al mondo, leader in Italia nell'RC professionale, assicura il notariato, assicura gli avvocati, più o meno assicura l'80% delle professioni ordinistiche in Italia. I massimali sono previsti per legge, in questo momento noi mettiamo a disposizione i massimali di legge, è ovvio che, soprattutto per le società, se qualcuno ha bisogno di massimali più elevati, ci chiama e allora andiamo a trattare massimali più elevati. In questo momento i massimali rispetto alla media che viene richiesta dal mercato, per esempio degli avvocati, hanno un obbligo di legge di 350.000 euro minimo, per tutti gli altri ordini non c'è un limite, normalmente si parte a 250. La vostra normativa ha copiato la vecchia normativa degli intermediari assicurativi del 2007, che partiva proprio con questi massimali, 1 milione per sinistro e 1,5 milioni per anno. Cosa vuol dire? Che per ogni richiesta danni l'assicuratore risponderà al massimo per 1,5 milioni. Per 1 milione. Se ho più richieste danni nel corso della stessa annualità assicurativa, la massima esposizione dell'assicuratore è 1,5 milioni. Ok? Quindi non è che se ho 3 sinistri da 1 milione paga 3 milioni, paga 1,5 milioni. Questa è la massima esposizione per il periodo assicurato. Per le società è stato mantenuto lo stesso massimale per sinistro, ma è stato triplicato l'aggregato anno, è stato portato a 5 milioni, quindi vuol dire che io posso avere più sinistri sullo stesso periodo assicurativo, ma l'assicuratore risponderà al massimo per 5 milioni e al massimo per 1 milione per ogni sinistro. Come viene comprato il prodotto? Si accede a una piattaforma informatica, uno deve solo registrarsi con la mail, ha un codice, poi non fa altro che compilare i campi e mettere il fatturato. Col fatturato viene fuori il premio. Ovviamente se uno ha fatturato 0 sarà in fascia 1, da 0 a 30.000.
si parla dell'ultimo fatturato, un fatturato relativo all'ultimo anno solare. Questa polizza non ha regolazioni, quindi non è che a fine anno vogliamo il delta sull'incremento di fatturato, si parla sempre di premi fissi per periodo, quindi ogni anno che comprerò il prodotto io dichiarerò l'ultimo fatturato e pagherò il relativo premio. Abbiamo previsto massimali, premi per fatturati fino a 250.000 euro. Chi va oltre chiama e gli verrà fatta una quotazione specifica, perché quando si inizia ad andare su di fatturato allora si gioca anche sulle franchigie, quindi invece di magari alzare troppo il premio si alzano le franchigie, perché uno che magari fa 500.000 euro di fatturato ha più capacità di tenersi in proprio una parte del danno. La franchigia è quella parte del danno che rimane a carico dell'assicurato. Non c'è uno scoperto, lo scoperto invece sarebbe una percentuale del danno, c'è un importo fisso, quindi io per ogni richiesta danni resta a mio carico l'importo della franchigia. Spero di essere stato rapido. Ecco qua, la storia di consulenza, 1.000.000, ma abbiamo fatto direttamente una fascia 0-250, perché pensando a una società riteniamo che debba avere certi fatturati, oltre i 250, anche qua uno chiama e chiede sia il premio, ma se vuole valutare massimali più elevati di quelli previsti dalla legge, siamo a disposizione. Ecco. Siccome vedete, i premi sono fissi, non hanno regolazione a fine annualità assicurativa, quindi molto semplice la gestione: compro, pago, tra un anno ricompro, ripago, non devo fare nessun aggiornamento infranno. C'è un team a disposizione se avete bisogno, poi tutti i sinistri, ci sono tutte le modulistiche per la gestione, facciamo noi la gestione di sinistri, non è che poi vi abbandoniamo, cioè l'acquisto è fatto per essere facilmente gestibile, poi tutta la gestione c'è un team di 27 persone che assistono i liberi professionisti. Penso di non averne andato da dire. Bene, io lascerei lo spazio adesso alle vostre domande, così magari possiamo, siamo a disposizione per rispondere alle vostre, ai vostri quesiti, alle vostre domande. Sì, magari. Sì, magari passo un microfono così. Ecco, se uno ha una certificazione, per esempio come l'EFA, non è previsto nulla di, per il passaggio all'albo in modo automatico, non è previsto nulla, bisogna comunque sostenere l'esame del promotore? Allora, tutte le certificazioni sono neutre, quindi se ce l'ha va bene, però non sono indifferenti dal punto di vista dell'iscrizione, cioè quello che conta è o quei requisiti che abbiamo detto o l'iscrizione a aver fatto l'esame da promotore, tanto per capirci. Grazie. Sì, magari si è passato il microfono. Volevo chiedere, per quanto riguarda l'esperienza di un bancario nell'ambito della consulenza, vale solo un bancario in banche in territorio italiano o anche chi ha svolto l'attività in territorio estero? Questa è una bella domanda. Su questo abbiamo posto dei quesiti, perché c'era qualche casistica su questo. In effetti non ci hanno ancora risposto, quindi siamo ancora in stand by questa parte qua. Sì, ovviamente è tutto certificabile con dichiarazioni di banche. L'importante, allora, lo spartiacque è il fatto che lei abbia fatto raccomandazioni in consulenza sugli investimenti. È uno dei quesiti che abbiamo posto all'OCF, siamo in attesa di risposta. Grazie. Sì. Non c'è qualcuno che gira il microfono? Solo per chiarezza, io sono un promotore finanziario, così parliamo di esempi concreti, sono un promotore finanziario iscritto all'albo da 400-500 anni, senza mandato, in pensione, perché sono in pensione dal primo di settembre, cioè il mese scorso, dopo 43 anni di servizio grazie alla signora Fornero. Per iscrivermi all'albo dei consulenti finanziari indipendenti, cosa devo fare? Che non ho capito sinceramente. Deve aspettare che passi il primo dicembre, lunedì 3 dicembre, manda una bella raccomandata
all'OCF presentando il programma di attività dal punto 1 al punto 4, avendo già stipulato la polizza LRC professionale, e dice che lei vuole fare un nuovo lavoro che si chiama quello del consulente finanziario autonomo, avendo già sostenuto l'esame da promotore, deve presentare la domanda, deve dimostrare il programma di attività e quindi vuole essere compliant e tutto, e in bocca al lupo, paga i 500 euro per l'istruttoria più allo Stato, OCE, 168 euro di tassa governativa più 16 euro di bollo, e presenta domanda. Quindi la complicazione dell'albo, se mi permette, è che bisogna dimostrare di aver fatto fatturazione, anche se nell'ambito della consulenza a privati, no, se ho capito bene. Un attimo. Il requisito della fatturazione altro vale solo per il regime transitorio, che presenta domanda fino al 30 novembre. Lei non va nel regime transitorio, va direttamente nel regime ordinario. Il regime ordinario, l'unico requisito in questo momento, il regime ordinario parte per le domande dal 1 dicembre in poi. Nel regime ordinario l'unico requisito in questo momento è l'iscrizione all'albo dei promotori finanziari, ossia aver superato l'esame da promotore finanziario che le ha superato, e presentare il programma di attività. Tra X tempo, quando uscirà il DM ministeriale, probabilmente ci vogliono 2 anni di esperienza, che lei in teoria non ha più, ma se lei presenta domanda, può presentare domanda, lei presenta come fosse un neofita, presenta domanda. Questi moduli, chiaro? Dove sono reperibili? Sul sito dell'OCF. Dell'OCF, benissimo, grazie. Modulo iscrizione CFA. Passi il microfono dietro. Allora, assodato che quindi è sufficiente l'aver superato l'esame, no? Per l'iscrizione dal 1 dicembre. Corretto. Questo è un dato. Tranne di se fatto. Poi non uscirà, ma non penso usciranno a dicembre, almeno a gennaio, i decreti ministeriali in merito al requisito di esperienza. Per il momento non ci sono, quindi dal 1 dicembre sarà necessario solo quello. Non stiamo parlando più di regime transitorio, che è valido fino al 30 novembre, chiaro? Perfetto, okay. Da qui scaturisce la domanda. Corretto. Che è questa. Posso iscrivermi senza esercitare? Nel senso, intanto mi accaparro l'iscrizione, poi mi guardo intorno, decido di mettere sul mio studio, mi organizzo, faccio. Si può fare l'iscrizione senza necessariamente aprire una partita IVA e esercitare da subito? La cioè, vedo un pochino complicata, nel senso, le spiego giugno, questo. Allora, lei deve dimostrare di essere in grado a livello organizzativo, a livello di procedure, di conoscerle e di poterle utilizzare. E questo va bene, presentare il programma di attività. Poi, cosa succederà? Che ogni 3 mesi, a differenza del concetto magari del promotore dormiente, cioè che non ha il mandato, consulente dormiente comunque, poi si vedrà nel tempo, ma comunque dovrà fare delle attività. Una delle attività che dovrà fare, al di là delle 30 ore della formazione annuale, magari avrà i vari certificati, tipo convegni come questo e tutto, ogni 3 mesi dovrà inviare un file, noi creiamo attraverso il software un estrattore, degli indicatori di vigilanza, farà un upload e caricherà sul sito dell'OCF, dove ci diranno ogni 3 mesi della sua attività che ha svolto, ok? Cioè ci saranno tutti dei parametri per cui lei dirà il numero di raccomandazioni che ha fatto, il numero di clienti, queste cose qua. Ovviamente chi in quel momento ha una partita IVA probabilmente dovrà averla, ma chi non ha fatto, non ha cliente, farà un'estrazione, probabilmente quello sto pensando adesso, e metterà 000, magari le chiederanno perché lei ha 0, e dice 0 perché sto fatturando, e avrò 0, però un minimo di attività rispetto al promotore dormiente dovrà farla, ok? Per aggirare questa cosa si potrebbe fare, per esempio... No, c'è di aggirare. No, nel senso, se uno non ha la possibilità insomma, deve organizzarsi, visto che si parlava del fatto dell'esperienza, no? Nel mio caso io sono stato iscritto nel 2008 all'albo, sì, ma non ho mai avuto mandato, quindi sì, ho fatto un anno di iscrizione, poi per altre ragioni ho cambiato lavoro, eccetera, quindi quell'iscrizione è stata lì, ma non ho mai esercitato la professione, in effetti. Allora, se lei si presenta prima di che esca il DM, si potrà iscrivere tranquillamente, senza esperienza. Successivamente avrà bisogno di 2 anni di esperienza, probabilmente. Ok, perfetto. Chiaro? Grazie. Un attimo, arriviamo. Allora, io premetto che sono stato promotore finanziario dal 96 al 2004 con regolare mandato, sì, società, diciamo, intermediaria. E dal 2004 uscì la prima MiFID, decisi di mettermi in proprio.
Sono stato ancora iscritto senza mandato, senza mandante. Mettersi in proprio, che partita IVA ha aperto? La partita IVA per, se non ricordo bene il codice Ateco, ma era comunque per attività di gestione in consulenza finanziaria. Ok, quello il 74. Sì, okay, sì, sì. Chiaro, perfetto, quello va benissimo. Ok, vabbè, perfetto. Sono rimasto iscritto fino al 2007, poi uscirono i primi decreti sulla incompatibilità dell'attività e quindi decisi di non rimanere più iscritto all'albo dei promotori, chiesi la cancellazione sostanzialmente e ho continuato a esercitare come consulente indipendente finora. Ora, mi era stato detto che fino al 31 ottobre del 2007 c'era la data di, diciamo, di passaggio, se uno era iscritto prima di questa data valeva il concetto che diceva il mio collega qui di passaggio automatico. Però lei al 31 ottobre 2007 cos'era? Aveva la partita IVA da consulente? Ero ancora iscritto all'albo di non promotore. Aveva la partita IVA da consulente? Quando è che l'ha aperta? Che data ha aperto la partita IVA? Ho aperto la partita da consulente? Sì. Nel 2005. Allora? Non aveva il mandato da promotore, quindi il requisito ante 2007 lei ce l'ha. Deve solo dimostrare, se vuole andare in regime transitorio entro il 30 novembre, deve solo dimostrare le fatture, 2 anni negli ultimi 3, 10.000 euro di fatture, 2 clienti. Il regime ante 2007 lei sta pieno, perché lasci perdere la questione del promotore. Avendo aperto partita IVA, quella corretta, prima del 31 ottobre 2007, lei dirà che ha aperto la partita IVA nel 2005, questo è il certificato dell'apertura partita IVA, queste sono le fatture del 2016-2017, le fatture sulla consulenza e tutto, i clienti minimi sono questi, programma di attività, tutti e 5 capitoli, e presenta l'attività. Le polizza. Raccomandazioni non bisogna dimostrarle? No, tranne se non le chiedono, però tendenzialmente no. Presenti le fatture corrette, eventualmente si vuole allegare i contratti MIFID che ha fatto, però non c'è bisogno di tutti i clienti, basta una somma tale di fatture che faccia almeno 10.000 euro un anno e 10.000 euro un altro. Okay. Un'ultima cosa, perché sì, leggevo la questione della relazione particolare che c'è da allegare, la relazione sull'attività, sì, da svolgere. Il programma di attività. Benissimo. C'è una parte relativa a, diciamo, alle spese, ai costi e ai presunti, diciamo, ai ricavi. Capitolo 4 e capitolo 5. Esatto, pubblicità e quant'altro. C'è da inventarsi qualcosa sostanzialmente? No, deve dire quello che ha fatto. Se lei non ha pubblicità, quello che ho zero, fatto, metterà... si parla dei prossimi 3 anni. E i prossimi 3 anni. Allora, loro quello che vogliono sapere lì nel programma dei 3 anni, non dovete lì, noi abbiamo fatto, come consulti che abbiamo fatto il programma di attività, abbiamo dato anche la tabellina da utilizzare. È una semplice, non vi dovete inventare un business plan stratosferico. Loro vogliono capire una roba, se tu stai in piedi o non stai in piedi, pratica. Quindi tabellina per 2 anni, cioè per i 3 anni, 2019, 20, 21, in cui metti ricavi prospettici che pensi di avere e magari commenti 2 righe perché pensi di avere quei ricavi. Costi operativi, cioè affitto, utenze, se robe qua, eventualmente investimenti barra ammortamenti, investimenti, compri il computer, la scrivania, non farò 0 di investimenti, ok? Risultato operativo, risultato, basta. È particolare. Okay, specificando leggermente quelle attività. Per la società è un business plan un po' più articolato, però è una società, non è un CFA. Ok, grazie. Semplice. Sì. Un attimo, arriviamo a tutti. Abbiamo tempo fino alle 16:03. Sì, 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 un attimo che si aggiriamo. Sì, grazie. Senti, l'attività di consulente finanziario autonomo, indipendente, sì, va a impattare con altre figure professionali dal momento che ormai il consulente finanziario diventa indipendente, autonomo? Quindi se fa il commercialista piuttosto che l'avvocato o altre Allora, l'incompatibilità ce l'hai col promotore finanziario, quindi se sei iscritto in una sezione puoi essere iscritto nell'altra. Come promotore finanziario sì, perché c'è la problematica, okay, dell'attività. Con quella del commercialista no, tant'è vero che abbiamo dei commercialisti che fanno la consulenza e che si iscrivono all'albo adesso. Chiaro? Ok, grazie. Addirittura si parla poi per i nuovi commercialisti di un esame semplificato, però vediamo il livello di semplificazione che vogliono fare.
Senti, io volevo chiedere, siccome questa è un'attività che va in diretto conflitto con spesso e volentieri con i promotori finanziari, ci sono delle accortezze di relazioni, di rapporto, di comunicazione che uno deve tenere nei confronti dei clienti? Perché mi immagino che quando io vado da un cliente e vado a smontare tutta una serie di prodotti che sono gestiti dal promotore finanziario, questo non è che sia poi così, così felice. Ecco, io volevo quello che mi stavo chiedendo, qual è questo confine, come bisogna comportarsi, insomma? Beh, io non la chiamerei conflitto, sinceramente. Sono due attività diverse. Sono due attività diverse, ovviamente qui bisogna guardare noi abbiamo sempre lottato da quando siamo nati con le banche, non è questo il problema, però noi collaboriamo con i promotori perché il promotore ha un bivio nei confronti del consulente, un bivio, ma non ce ne sono altre di strade, o collabora o non collabora, cioè non c'è la via di mezzo, se è intelligente collabora. Se non è intelligente, rompi. O rompe con te, il cliente, o rompe con lui. Non c'è strada. Quindi, se un promotore non capisce, il cliente o rompe con te o rompe col promotore. Se capisce, sta con te e sta pure col promotore. Non so se ci siamo capiti. Io mi domandavo più a livello normativo. No, a livello normativo, ma sono due attività diverse. Perché io mi immagino che poi si va a generare per forza di cose. Ma non è detto. No, assolutamente, noi non abbiamo mai fatto una causa con un promotore, eppure. Quindi ripeto, il rapporto col cliente, o collabori col promotore, per cui lui diventa un esecutore delle azioni che comunque il cliente decide attraverso di te, ok, ma è sempre il cliente a decidere, oppure lì o il promotore decide lui e quindi tu chiudi col cliente, o decidi tu e il promotore è chiuso, non c'è altra strada. Quindi non c'è un problema legale, è un problema commerciale, di fiducia. Se il cliente ha più fiducia di te, sta con te e lascia perdere il promotore. Se il promotore è intelligente, continua a lavorare col cliente e ci lavori pure tu bene. Anzi, ti aiuto pure, perché lui esegue le robe, aiuta a eseguire le robe. Però se un promotore ti ci mette contro, o chiudi tu col cliente o chiude lui. Punto. Però non è un problema legale, non c'entra nulla il legale qui, assolutamente nulla. Cioè non si genera la causa, perché è un problema commerciale col cliente, basta. Sì. Io volevo dire una cosa, sì. Tornando al dottore che prima parlava di... Tornando al discorso prima del dottore che chiedeva l'incompatibilità con altre iscrizioni agli albi, se uno è iscritto ad altri albi professionali per i quali è prevista una polizza di reciprocità professionale per quell'albo, la polizza di quell'albo non vale per questa attività qua, quindi deve averne due polizze, quella dell'albo e questa, perché per di più, mentre gli altri albi, tranne gli avvocati, prevedono dei massimali e delle condizioni particolari, gli altri albi non hanno mai detto niente, ordini, non hanno mai detto nulla, mentre qui c'è un obbligo di avere una polizza fatta in un certo modo e quindi la polizza di là non serve di qua, anche perché i massimali previsti dalla legge devono essere riservati a questa attività. Quindi magari lei fa il commercialista, ha già una polizza da 1 milione di euro e 1 milione e mezzo, dice ma la mia ha già questi massimali, la metto di qua? No, perché questa vuole un massimale riservato a questa attività qua, tanto che lei la dovrà depositare. E se poi trovo che c'è scritto invece polizza per commercialista, e ovviamente non va bene. Però per questo se uno ha due polizze, soprattutto con te gli fai uno sconto almeno 50%. Va bene. Tante domande, ottimo. Io sono una volta, facciamo tutti. Sono un bancario e non sono iscritto all'albo, però ho maturato i requisiti professionali. Posso fare l'iscrizione all'albo, successivamente licenziarmi e fare il passaggio? Sì, quando deciderai, dopo il 1° dicembre, deciderai di fare l'iscrizione, se tu guardi i moduli adesso, c'è la parte, una sezione mi sembra E, dedicata ai bancari, in funzione del livello, puoi anche non fare l'esame, dipende dal livello che hai. All'interno lo leggi all'interno dei moduli. Se quindi iscrivermi direttamente all'albo di consulente indipendente lasciando la banca. Nel momento in cui fai change lasci la banca. Ok. Perché sei incompatibile. Però prima devo fare l'iscrizione all'albo. Farai domanda. Vecchio, diciamo. Sì, farai domanda e via. Ok. No, farai direttamente domanda al nuovo, non a quello dei promotori. Ah, direttamente. Sì. Tranne se non sei già iscritto a quello dei promotori. No, non sono iscritto. Bancari che sono iscritti. Farei direttamente lì e lascerai poi la banca, ovviamente, contestualmente. Sì.
Buongiorno, ascolti, io come ex promotore finanziario ho già una copertura Marsh che avevo sottoscritto con la convenzione ANASF. Volevo sapere se... Non funziona, perché quella era una polizza per il promotore finanziario, okay. Questa è una polizza per il consulente finanziario. Ok, quindi questa è una... non c'è in nessun modo... Non recupera niente, se questa è la domanda. Sì, esattamente, okay. È arrivato al punto. Okay. Io sono molto pratico. Okay. Ok, passate il microfono, ci sono altre persone. Piano piano rispondiamo a tutti. Allora, consulente dal 92 con mandato, posso fare il change. Gli obblighi verso la mandante e il rapporto verso la mandante. La mandante quale? La sua mandante? Sì. In che senso? Allora, se chiedo, se non la change, picchiano va bene, però. Come? Se non la picchiano va bene, però. No, gli obblighi formali, cioè gli obblighi formali devo dimettermi, nel momento in cui presenta domanda chiederà la cancellazione all'albo dei promotori dichiarerà di lasciare il mandato, quindi lascerà il mandato, farà la dichiarazione di cancellazione dell'albo e la richiesta di passaggio. Quindi prima cioè contestuale alla domanda di passaggio, lei dice lei è promotore con mandato, farà sì. La richiesta all'organismo, che è sempre lo stesso, e dirà guarda, io dichiaro di cancellarmi dall'albo, c'è un modulo, cancellazione, di lasciare il mandato e voglio iscrivermi di qua, iscrivetemi. E quindi devo inviare le dimissioni alla mandante? Corretto, certo. Grazie. Dunque, residenti all'estero. Sì. Nel mio caso sono promotore dal 97, gestore di un fondo equity. Volevo solo capire i requisiti che ci sono e se da residente all'estero poi eventualmente si può fare un passaggio come self-employed. Allora, abbiamo affrontato pure questo caso del gestore. Purtroppo il gestore, se già era gestore ante 2007, in teoria non faceva consulenza, perché il gestore di fondi non fa consulenza diretta. Ok? Paradossalmente, il promotore col mandato sì, il gestore no. Questo è un paradosso. Quello non è un problema, quindi da dicembre, allora il transitorio non è possibile, ma da dicembre avendo fatto l'esame non c'è problema. La residenza all'estero, siamo in attesa di capire questa cosa qui, siamo in attesa di capire, però diciamo l'esame sicuramente non bisogna farlo, assolutamente no. Buongiorno, io sono iscritto all'albo dal 96. E dal 66 era un dal, po'... Dal 66, bravo. Non ho, ho smesso l'attività da promotore nel 2010 e ho continuato, ho la partita IVA come promotore, però da quella data ho fatto consulenza finanziaria, non generica ma personalizzata. Ma come ha fatto a fare la personalizzata con la partita IVA del promotore? Io ho emesso fatture indicando... Vabbè, comunque se lei è in grado di mostrare le fatture, le ho. I contratti MIFID che faceva negli ultimi due anni, lei rientra nella seconda casistica, che aveva il mandato ante 2007, che lei aveva il mandato da promotore, e negli ultimi due anni ha fatto consulenza, 10.000 euro di fatturato, e quindi può iscriversi già entro il 30 novembre. Entro il 30, e se invece opto per l'iscrizione non mi conviene? Allora, il rischio qual è? Che se lei sta facendo la parte MIFID e si iscrive a gennaio, febbraio, marzo, c'è un periodo di vuoto, quello è il problema. Quindi se lei presenta il 30 novembre il vuoto non ce l'avrà. Okay. In quel caso invece ha un vuoto, farà sempre domanda, però poi c'è un vuoto, così no, perché fa continuazione. Vabbè. Se presenta entro il 30 novembre fa continuazione, se lei facesse oggi la generica, che anche l'autorizzano a maggio, non gliene frega niente, ma lei non sta facendo la generica, quindi dal primo dicembre teoricamente rimarrebbe una vacazio, per cui diventerebbe abusivo per un periodo, almeno fino a quando non l'autorizzano, perché lei si presenta perché chi inizia a dicembre si presenta come neofita, come non avesse mai fatto. Quindi se uno sta continuando a fare la generica, continua a fare la generica fino a quando è autorizzato, invece facendo la MIFID e ha i requisiti ante, è meglio che presenti domanda, anche se la presenta il 29 novembre, presentatela, anche se non vi danno l'autorizzazione il primo dicembre, ma comunque siete dentro, e quindi il periodo transitorio comunque vi rimane perché l'hanno fatto con quelli che sono iscritti a RUI e lo continueranno a fare, però deve presentare il 30 novembre, perché altrimenti resettano tutto e dal primo dicembre è diverso.
E sull'albo c'è tutto, sull'OCF, le domande, la modulistica è già presente? Sul sito dell'OCF, te lo trovate tutto. Qualcun altro? Siamo il microfono, magari. Grazie, abbiamo la valletta che ci aiuta. Salve, io mi chiamo Gianluca Grillo, io fin dal 2005 al 2010 sono stato agente in attività finanziaria e avevo diciamo, la mia postazione in banca, e soltanto che poi ho smesso l'attività e mi sono trasferito qui perché io sono del sud e ho fatto tutta altra cosa. Adesso appassionato adesso di, appunto, di finanza, fondi, perché in banca mi dedicavo solo ai prestiti. E volevo vedere se io potevo appunto abilitarmi per fare il consulente indipendente in qualche modo. Lei non ha mai fatto un esame da promotore, no? No, in agente in attività finanziaria, però allora c'era tutta un'altra allora, cosa. Io le consiglio di fare l'esame e di iscriversi da quindi, dicembre in poi, ovviamente. Sì, devo studiare quindi per fare l'esame, sì. E iscrivermi a dicembre, ok? Grazie. Volevo togliermi una curiosità riguardo alla piattaforma IFANET 4.0. Sì. I costi di negoziazione che vengono presentati nella maschera vengono fatti ante, cioè praticamente viene presentata la consulenza, e poi dopo vengono riportati post. Diciamo post. Nell'ante viene pescato, diciamo, le commissioni vengono pescate da qualche sistema particolare esistente? Allora, chiariamo un attimo una cosa importante. Chiariamo questo. Prima di tutto, i costi di negoziazione per normativa, noi consulenti finanziari, noi li abbiamo previsti la possibilità di inserirli. Parliamo di proprie negoziazioni. Compro un ETF. Costo di negoziazione è il costo del broker, della banca, o 0,2, 0,10, che mi fa pagare questo. Questo costo, la normativa dice che noi consulenti indipendenti non lo inseriamo questo costo, tranne se non raccomandiamo di comprarlo su quell'intermediario, cioè perché col MiFID 2 io posso anche raccomandare un intermediario di comprarlo presso quel broker. Allora, io consulente indipendente non faccio raccomandazioni, non vado a indicare intermediari, dunque io quel costo non lo indico. Poi che noi abbiamo previsto la possibilità di inserire i costi di negoziazione, perché io potenzialmente potrei farlo, se lo faccio, come lo fa il promotore che fa consulenza su base indipendente, in cui lui cosa fa? Farebbe la consulenza, in più gli vende, gli fa anche il brokeraggio in un certo senso, allora lui deve indicare anche costi di negoziazione, ma noi no, tanto è vero. Quindi se io lo indico un attimo, andrò io a manina a mettere quel costo e mi uscirà, ma al 99% io non penso che un consulente indicherà i costi di negoziazione. Quelle che noi siamo obbligati a indicare sono altre due tipologie di costi, io arrivo. Uno è la parcella, e noi l'abbiamo divisa tra fissa, quindi flat fee, variabile in percentuale, oppure performance fee, o una combinazione di queste cose qua, e l'altro è il costo degli strumenti. Attenzione, nei costi degli strumenti sarebbero un po' il concetto del TER, ci sono dei codici, poi nelle procedure la vedete, i codici che abbiamo sommato. Da dove vengono fuori questi dati? Vengono fuori da un sistema fatto a livello europeo che si chiama EMT, European MiFID Template, che praticamente sono dei file nel quale ogni produttore emittente degli strumenti finanziari indica i vari dei codici, tutti unificati, di varie tipologie di costi che ci sono. Questi file vengono acquisiti dal sistema, vengono sommati solo quelli che fanno i costi ricorrenti e riportati lì dentro. Attenzione, perché possono essere fuorvianti. Perché? Perché in queste colonne, che sono tanti, di questi flussi, non tutti i dati vengono presi, ma vengono presi solo certi. Tra un dato che lei ha visto là dentro e che può vedere, si chiama costi di negoziazione. Però attenzione, quel dato che va sommato all'interno di quel terra lì non è il costo di negoziazione di brokeraggio, ma sono i costi di negoziazione all'interno degli strumenti finanziari. Facciamo un esempio. Di gestione. Se io ho un fondo comune di investimento, i costi di negoziazione del fondo vanno nel TER, in quel TER lì.
però quel costo di negoziazione non è il costo di negoziazione classico di cui parliamo, chiaro? Quindi non so se gli ho risposto bene alla domanda. Sì, praticamente quello che non avevo capito esattamente era quando si fa la consulenza prima, sì. Un conto è quel costo lì che viene indicato, mi sembrava che venisse indicato in ogni caso, c'è un'indicazione, dico sì, bene? Ma è un costo del prodotto, non è un costo del brokeraggio, okay. O il costo d'ingresso del fondo. E poi in sede di post uno inserisce quello che effettivamente è eseguito da parte dell'intermediario. Allora, l'ex post funziona in questo modo, l'ex ante lo si fa su base annualizzata, quindi una proiezione. Se chiamiamolo TER, che è più semplice, se il TER del fondo, dell'ETF, quello che sia, è l'1%, su base annua io metterò e ne consiglio 100.000 euro, io metterò un costo ex ante di 1.000 euro. Ci siete? Ex post, il sistema cosa fa? Calcola la giacenza media di quel prodotto. Se quel prodotto mediamente è stato per 100.000 euro per 6 mesi, non metterà 1.000 euro, ma metterà 500 euro. Chiaro? E per ogni prodotto calcolerà la giacenza media di periodo e quindi fai un calcolo abbastanza complesso che tira automaticamente fuori, altrimenti me lo dovrei fare a mano. Chiaro? A quello poi aggiungerò la parcella. Sulla parcella noi abbiamo previsto sta roba qui, che sull'ex ante, se ho una performance fee, la performance fee è uguale a zero e quindi la parcella mi esce zero sull'ex ante, poi ex post metterò quello che sia. La fissa non viene indicata nell'ex ante, perché la fissa, e questo è un passaggio che abbiamo fatto importante, noi non indicheremo la parcella fissa nell'ex ante, perché la fissa è fissa, l'abbiamo già indicata nel contratto, indicheremo che è già stata indicata nel contratto, perché non è che a ogni raccomandazione io potrei fare una raccomandazione o 100 raccomandazioni. Anche questo concetto, per farglielo passare, ce n'è voluto. Se io faccio una raccomandazione o 100 raccomandazioni, ho pagato 5.000 euro, sempre 5.000 euro ho pagato, non è che divido una raccomandazione per 5.000 euro, o faccio 5.000 euro a raccomandazione e se ne faccio zero quando ho pagato, sempre 5.000 euro. Dunque, e il cliente quella parcella la conosce molto bene perché l'ha firmata e l'ha pure pagata, più chiara di quella non c'è, quindi io la metterò solo ex post, la fissa, chiara. La performance a ex ante sarà zero, la variabile sarà in percentuale, ogni raccomandazione terrà una percentuale. Qualcun altro? Magari passiamo il microfono, è arrivata la signorina per il microfono. Così usciamo. Buongiorno. Domanda semplice. Secondo lei, quando ci sarà la prima società di consulenza indipendente operativa iscritta all'OCF? Sua previsione personale in base alla sua esperienza. Come l'attesa dura da 5 anni e le normative sono pronte da 5 anni fondamentalmente, qual è la sua stima più realistica? Perché sappiamo che sarebbe teoricamente l'1 di dicembre, ma l'OCF è pronto a elaborare le richieste o no? Allora, noi come società, come Consultic, abbiamo già presentato domanda e abbiamo presentato già domanda circa 12-13 società, altre 3 o 4 ancora le presenteranno. Noi siamo convinti che non il giorno 1, perché mi sembra sia sabato, nemmeno domenica 2, se non è lunedì 3 dicembre o 4-5 dicembre, secondo me usciranno, a mio avviso. Cioè, lei è ottimista sul fatto che le autorizzazioni arrivano immediatamente dopo? Sì, direi di sì, 4-5 dicembre usciranno, penso. Le prime. Ovvio che chi presenta domanda a novembre probabilmente uscirà a gennaio, però comunque a nostro avviso avrà comunque un periodo di copertura, perché comunque è un ante. Grazie. Buongiorno, un chiarimento. Attualmente io sono promotore finanziario senza mandato e sono anche un bancario. Per sfruttare appunto l'iscrizione, entrare nella casistica dal 3 dicembre e potermi iscrivere. Dal 3 dicembre in poi? E dal 3 dicembre okay. In poi, esatto. Una cosa che non mi è chiara è questa. Io attualmente sono senza mandato da svariati anni e non ho problemi di conflitto, ma se mi iscrivo il 3 dicembre, prima di organizzarmi con l'attività della consulenza, sono obbligato a dimettermi dall'attività di bancario o posso nel frattempo, almeno, cioè
poter sfruttare il fatto che non ci sia un decreto in questo momento, provare iscrivermi, visto che ho un mandato in mano da promotore finanziario, e nel frattempo mi organizzo con partita IVA e tutto, eventuali uffici. Allora, la certezza è che lei, nel momento in cui presenta domanda, deve presentare domanda anche di cancellazione dall'albo dei promotori. Quello è esatto, è certo. lì c'è. Mi sembra che se lei deve presentare domanda di cancellazione all'albo, ovviamente dovrà anche presentare domande di non svolgimento della, se lei le guarda i moduli del CFA, modulo CFA, cioè c'è già il modulo, il certo. post.e, certo. Il momento in cui che ha esercitato l'attività e che comunque chiede la cancellazione anche lì, perché altrimenti è un'attività incompatibile, e quella del bancario è come quella del promotore, sono attività incompatibili, quindi presenta domanda di iscrizione ma anche di cancellazione. Quindi la sua preoccupazione è, ma se poi non mi accettano, forse è questa. No, perché probabilmente dal primo di dicembre non inizierei l'attività effettiva, quello è il punto. Non sta in piedi. Troppo, almeno nel loro modus operandi. Attualmente non sta in piedi, ok. Solo un'aggiunta, non conviene in questo caso rimanere iscritto negli albo dei promotori finanziari senza mandato fino al momento in cui uno avvia la sua attività, cioè manterrà sempre il diritto a passare dall'albo dei promotori a quello dei consulenti. Allora, questa è una buona idea, però ricordatevi la premessa che ho fatto prima, va bene. Basta che non cambino le regole. Basta che non arrivi il decreto, perché se arriva quel DM non hai il mandato, probabilmente arriverà un DM con un po' di esperienza, un paio d'anni magari può capitare, quindi fino a quando non arriverà quel DM, sembra che non sia imminente, però nessuno lo sa. Grazie. Ci siamo in questo limbo, diciamo così, dell'esperienza. Sì, buongiorno. Volevo chiedere questo, nella selezione degli strumenti che vengono inseriti nel sistema, gli ISIN che scegliete sono, diciamo, di default quelli senza commissioni d'ingresso nelle diverse opzioni, oppure è una cosa che... Parliamo di fondi. Sì. Allora, diciamo che il database dei quotati, dei comprabili in Italia, direi che c'è tutto. Nel momento in cui nel nostro sistema ci fosse uno strumento, compreso anche le obbligazioni, che non è censito, basta che ci inviate il codice ISIN e noi lo facciamo censire. Detto questo, quindi diciamo che il panorama degli strumenti, se hanno, che siano fondi, siano azioni, siano obbligazioni, se hanno un codice ISIN, se per caso non c'è, noi abbiamo, saranno 100.000 strumenti già all'interno, se non c'è, che è difficile che non ci sia, viene inserito, quindi è censito. Detto questo, e facendo riferimento ai fondi, voi sapete benissimo che i fondi vanno a prospetto, hanno di insieme, o ormai trovare fondi che fanno pagare commissioni d'ingresso è sempre più ridotto, però nella scheda ci saranno i dati di questo EMT, European Market Template, quindi che si chiama, poi alla fine sintetizziamo in un concetto di target market, quindi ci sono tutte queste informazioni per ogni scheda del fondo. Tra le varie informazioni c'è il minimo e massimo del costo d'ingresso, ovviamente standard cosa fanno i fondi? 0,5%, è ovvio che nella scheda ce l'avete. Se io voglio inserire un costo di caricamento, in questo caso che invece del 5 è il 3 e il 2, io nel sistema, è predisposto a che voi inseriate questo costo di caricamento nella scheda, e quindi potete dire di questo 0,5 il costo effettivo applicato sulla negoziazione del fondo di caricamento, quello che sia, è l'1%, e quindi il sistema lo prende in carico nel portafoglio se io voglio che quel costo faccia parte, voglio vedere un rendimento al net portafoglio, voglio vedere, quindi in pratica posso inserire tranquillamente questo dato. No, quello che volevo dire, per esempio, per uno stesso fondo ci sono diverse categorie. Sì, c'è magari classi. No, noi le consideriamo tutte le classi, assolutamente, vengono considerate. Quindi assolutamente. Anche se sono, diciamo, identici, cambia solo il fatto che uno ha la commissione d'ingresso e l'altro certo, no. Certo, le consideriamo. Poi volevo chiedere un'altra cosa, io avevo partecipato a delle altre vostre presentazioni a Milano, sì. E mi ricordo che, se mi ricordo bene, nel sistema IFANET era previsto un pacchetto che si chiamava Clerios. Può alzare la è un pacchetto che si chiamava Clerios, quello sul passaggio, sì, generazionale, sì.
è ancora incluso? Sì, questo? C'è ancora, certo. Quindi uno comperandolo incluso anche sì, questo? Sì, corretto. Mentre il discorso di analisi immobiliare è un costo a parte? Sì, è a un consumo. Costo a consumo, quindi. È a consumo. Okay, è a consumo, quindi se lei cioè è già attivo, sì, se sì, lei consuma, solo... perché le visure hanno un costo, quindi c'è un costo, un tariffario, e quindi si spende a consumo ovviamente perché ha un costo le visure. Grazie. Buongiorno, una domanda. Sono promotore dal 94 e se non ricordo male, dal mio mandato io avrei diritto a una valorizzazione di portafoglio nel momento in cui me ne vado dalla mia azienda e mi cancello dall'albo per un periodo almeno di 2 anni. Abbiamo detto adesso che trattasi di 2 attività diverse, incompatibili e anche diverse, anche se io ci vedo una stretta parentela poi in realtà tra le 2 attività. Parlavamo anche del riuscire a conciliare un cliente tra consulente e diciamo promotore, e sotto un profilo normativo in effetti non vedo grandi difficoltà, però devo dire la verità che dal mio punto di vista, se dovessi scontrarmi con un consulente, io mi troverei il peggio del cliente, ossia l'esecuzione probabilmente di tutta una serie di operazioni che per me non hanno redditività, per cui sotto un profilo economico non so quanto questo gemellaggio potrebbe funzionare. Ma al di là di questo, se io dovessi lasciare appunto la mia mandante, secondo lei avrei diritto alla valorizzazione del mio portafoglio? Come la prenderebbe la mia azienda? Uno. Due, volevo sapere se Ifonet, perché così avevo sentito parlare diciamo in una presentazione, prevede effettivamente un caricamento automatico delle informazioni e quindi degli investimenti, delle situazioni in essere del cliente, previo firma di privacy. E tre, una cosa che è stata detta, però vorrei cercare di capire bene. Sì, l'iscrizione. La seconda domanda non l'ho capita, la seconda. La prima, la seconda, se Ifonet prevede un ingresso dei flussi del mio cliente automatico o se devo caricare io tutte le operazioni manualmente. Perché si parlava in incontri precedenti che previo firma di privacy... Rispondo subito, a un sistema di upload automatizzato. Perfetto. Quindi la seconda rispondo subito. Benissimo. E dicevo, la terza... era praticamente sull'incompatibilità dell'attività. Cioè ricordo, ripeto, forse informazioni che sono vecchie, ricordo che per dire io non avrei potuto fare l'esame come agente immobiliare perché era incompatibile con quello della promozione finanziaria. Da consulente indipendente queste barriere si abbattono per quanto riguarda l'incompatibilità, tranne quella per il promotore con altre attività, o rimangono in piedi? No, si abbattono. Grazie. Si abbattono. Queste si abbattono. Cioè per assurdo da consulente indipendente non lo farei, ma per assurdo io potrei... Non ha incompatibilità con l'attività di consulente quindi immobiliare. Quindi per assurdo io potrei prendere un mandato da agente assicurativo, potrei prendere... No, agente assicurativo è una cosa, immobiliare è un'altra roba, agente immobiliare. Cioè su 2 robe diverse, ok? Immobiliare va bene. E sulla prima, adesso magari poi vuoi dire pure tu qualcosa, comunque le dico subito, sul primo punto, quando è stata fatta quella norma sulla questione della liquidazione dei 2 anni, l'albo non c'era, quindi è una casistica completamente nuova questa, che si troveranno di fronte su una cosa che normativamente non esisteva, quindi visto che domani è quindi un problema che se la devono sbrigare adesso, perché adesso è nata la problematica, domani mattina ci sarà Bufi dell'ANAS, vai, prova a chiedere a lui questa cosa qui. Non so se Cesare voleva aggiungere qualcosa. Volevo solamente dire che poi ogni rete ha i suoi contratti, giusto? Quindi adesso non so naturalmente quale sia la sua rete, e naturalmente a noi ci sono stati dati diciamo vari contratti di chi è venuto da noi per farsi assistere, e noi li abbiamo analizzati dal punto di vista proprio legale per capire se naturalmente ci potevano essere delle questioni che potevano ostacolare. Essendoci questo passaggio, bisogna capire come gestire questa cosa. Io penso che non sia stata ancora definita nel dettaglio.
Domani sarebbe un'ottima, diciamo, domanda che eventualmente potrei anche, potremmo girare alla relatrice. Volevo aggiungere una cosa sul punto 2. Oggi noi col sistema possiamo fare un upload dall'Excel con delle colonne predefinite, però ricordate una cosa, che adesso con la PS2, che non è la PlayStation in cui si gioca, in pratica il futuro, che ormai è presente, perché sono anche qua delle banche che ormai hanno il bocchettone pronto per attaccarci col bocchettone, quindi c'è un bocchettone, per cui da gennaio in poi ci stanno già varie banche, ci fanno la corte per dire: vi vogliamo attaccare il nostro bocchettone. Quindi se vedete dei clienti che stanno con noi, vi diamo il flusso dati, perché noi con l'istituzionalizzazione della figura diventiamo compliant anche per loro, perché prima era un problema. Quindi se il cliente, io sto con certe banche e il cliente autorizza quella banca e Analysis ci permette di rendere compatibile il bocchettone, ormai si fa con le, si chiamano le API, ok, noi attacchiamo i bocchettoni e lei ha, praticamente deve fare anche l'upload dell'Excel, ma automaticamente ha sta roba. Addirittura l'evoluzione non è banca per banca, ma addirittura ci sono i soggetti che vogliono fare da unico connettore, per cui tutti sconnettano a quel soggetto e quel soggetto poi mi dà il flusso dati a me come sistema. Quindi noi arriveremo, adesso i tempi non lo so, ma generale, ma ormai c'è l'apertura completa delle banche, noi arriveremo in un tot di tempo con la tecnologia che c'è, che noi sui clienti che ci danno l'autorizzazione avremo automatizzato il flusso dati direttamente. Io genero una raccomandazione e mi troverò direttamente sul mio software, sulla mia cosa, mi troverò direttamente l'eseguito. Quindi noi arriveremo lì. La strada è aperta, adesso si tratta di andare a fare l'integrazione a livello tecnologico, ma già c'è, la strada è quella. Quindi questo è l'ultimo passaggio che resta di automazione da fare, perché alla fine se noi abbiamo automatizzato tutto, l'unica cosa che oggi perdiamo più tempo è nell'acquisizione dell'eseguito e nel metterlo dentro, l'unica cosa manuale è quella, che poi lo faccio con l'upload, ma sempre una roba manuale devo fare. Se mi arriva direttamente il flusso dalla banca, ovviamente abbiamo automatizzato, direi al 99, lasciamo sempre quel margine dell'1, perché un po' di controllo delle distinte noi lo facciamo, perché ci sono sempre dei costi che a volte non quadrano, perché il controllo delle distinte va sempre fatto, ma comunque abbiamo automatizzato e quindi l'attività di consulente diventa veramente molto, molto più easy. Chiaro? Questo volevo dire in merito al punto 2. Praticamente, diciamo, è stato il settore, diciamo, bancario a venire con la partenza dell'albo da noi. Prima noi abbiamo forzato il più possibile per risolvere il problema burocratico di doverci far mandare gli eseguiti da parte del cliente, e che naturalmente era molto fastidioso. Noi di Consultiche siamo arrivati fino ad avere una password da una banca, vuol dire, cioè da più banche, con una password noi vediamo tutti diciamo, le transazioni dei nostri clienti in tutta Italia, e già questo è stata una facilitazione non da poco, perché naturalmente ci tiriamo giù dall'online, diciamo, il dato ce lo carichiamo. Adesso che sono loro che vengono da noi, perché vedono naturalmente in questo canale un canale estremamente interessante, perché per loro è un canale a costo zero, e quindi sono venuti da noi a chiederci cosa possiamo fare per voi. Per noi ovviamente è il massimo, perché noi vogliamo ridurre la burocrazia al minimo, tale per cui uno si possa concentrare sul suo lavoro e sulla sua preparazione professionale. Posso fare un'ultima precisazione? Le polizze DRC professionale coprono anche i danni causati a terzi, anche da, chiamiamola, da quello che viene chiamata perdita di dati, violazione della privacy in gergo. Con le nuove normative della nuova GDPR, le problematiche non sono solo di danni a terzi, ma sono anche molte di incombenze che il professionista deve svolgere nei confronti del garante della privacy, o anche danni che lui stesso subisce. Se un professionista subisce un attacco hacker e gli asporta i dati del suo database, che insomma voi trattate dati di una certa sensibilità, in quel caso le polizze DRC professionale non coprono i danni causati a terzi, perché non c'è nessun errore professionale. Se l'hacker si è inserito, che si inserisce dolosamente,
Io professionista non ho fatto nessun errore, però purtroppo dal punto di vista oggettivo il GDPR mi alloca la responsabilità. Allora lì bisogna dotarsi di polizze, che sono sempre disponibili sul nostro sito, che si chiamano Cyber Risk, che servono a coprire in primis il danno causato ai terzi dal data breach, quindi dalla perdita del dato, comunque causato sia da un'entità dolosa esterna, in quel caso esteso anche ad errori interni causati anche eventualmente da dipendenti e collaboratori. Poi questa polizza, se uno vuole, la può arricchire, perché parte da un prezzo molto basso che è 58 euro, quindi uno con 58 euro si mette a riparo anche i danni da attack hacker. Poi se uno vuole la può arricchire comprandosi per esempio le spese legali per assistenza presso il garante della privacy, perché come voi ne sapete entro 72 ore bisogna fare la denuncia, poi se questo vi impone per esempio la notifica a tutti gli interessati dell'avvenuto data breach, ci sono le spese di notifica, quindi questa polizza si può estendere alla spesa di notifica. Poi ovviamente come si fa la notifica, arrivano le richieste danni, quindi bisogna gestire le richieste danni di tutti i danneggiati, quindi si può estendere anche alla gestione legale tutte le spese per la gestione della consulenza legale per resistere appunto a queste azioni. Quindi è una polizza un po' a pacchetti che uno poi decide quanto e come spendere, si parte da 58 euro e si finisce a 250 euro, quindi non è una polizza che costi un'enormità, però sappiate che per la tutela GDPR diciamo serve avere anche questa polizza. Non è obbligatoria, questa è una precisazione che faccio per voi, quindi se uno valuta di dire beh mi copro anche queste problematiche, sa che con 58 euro si copre comunque i danni causati a terzi. Poi se vuole coprire i danni subiti, per le polizze di DRC coprono i danni agli altri, non quelli subiti. Se uno invece vuole coprirsi anche i potenziali danni che subirà, che sono prevalentemente danni legali, copre le estensioni e arriva a spendere sui 250 euro, quindi con una somma abbastanza esigua riesce a coprire tutto il proprio panorama dei danni, ovviamente sanzioni escluse, perché per legge le sanzioni non sono assicurabili. Sono stato chiaro? Altre domande? Abbiamo finito? Ha fatto 45 minuti di... Sulla vigilanza, hai già Giuseppe, sulla vigilanza hai già detto qualcosa, sui indicatori? Dici qualche altro? Sì, sì, ho già detto già qualcosa. Sì. È una domanda considerazione finale, siccome io vi seguo da anni e do atto alla vostra caparbietà e capacità di sostenere la tematica della consulenza finanziaria indipendente, che è una tematica culturale, professionale ma anche politica. L'Albo finalmente quest'anno dovrebbe partire dei consulenti indipendenti, ma i consulenti indipendenti effettivi in Italia, operanti a parcella, sono ancora una realtà che si cerca col microscopio. Perché? E la domanda che faccio al fondatore Armellini è questa: non c'è l'humus culturale in Italia, in questa nazione, ancora per lo sviluppo della figura della consulente finanziario indipendente. È tollerato il medico, è tollerato il notaio, è tollerato il commercialista, è tollerato l'agente di cambio, l'agente immobiliare, è tollerato il promotore finanziario con mandato che vende dei prodotti stracari a dei clienti che non sanno cosa acquistano o molto spesso non sanno cosa pagano, e l'ho fatto per anni, quindi lo dico con cognizione di causa, per delle banche che devono raggiungere degli obiettivi di budget assurdi per fare dei bilanci che non stanno più in piedi. Ma la clientela a cui noi ci rivolgiamo non ha ancora nella sua testa la cognizione finanziaria per accettare il consulente indipendente. Io con i clienti che ho, pochi per fortuna, perché adesso non ho questa necessità di guadagnare, mi trovo sempre di fronte alla domanda: ma perché devo rivolgermi a te che il collega in banca mi fa tutto quello che mi fai tu? Sono molto contento di questa domanda, perché sono state dette delle cose che assolutamente non sono, diciamo, reali, ma questo lo dimostro a livello pratico. Praticamente
10 anni fa noi abbiamo avuto prima, forse non so se hai conoscenza, che è da 11 anni in cui chi vuole fare questo mestiere non lo può fare. Chi lo esercitava prima poteva farlo. Poi, nel momento in cui c'era il boom, io mi ricordo che come consultic nel 2008 facevamo formazione per avviare, che ne so, nuovi soggetti interessati a fare questo mestiere. Avevamo la partecipazione di 40 soggetti al colpo. Praticamente nel 2008, se fosse partito l'albo, 10 incontri in un anno, 400, questi erano numeri esplosivi. Quindi il dire che ma ci sono pochi consulenti finanziari indipendenti, ma è talmente scontato che se a uno non gli permetti di fare il mestiere è come possibile. Non avevamo neanche la possibilità di comunicarlo, perché andavamo dai giornali generalistici e ci chiedevano: ma voi chi siete? Noi siamo in un bel limbo, viviamo di proroghe, fra 6 mesi potremmo anche non esserci. Cioè, nessuno poteva naturalmente parlare di questa figura. Però poi, ovviamente, chi è del settore sa benissimo il promotore finanziario, il dipendente bancario, chi è nel sistema, sa benissimo come funziona. È inutile che io lo ribadisco qui per l'ennesima volta. Il conflitto di interesse si sa che cos'è. Noi abbiamo portato in Italia un servizio che, se utile, viene pagato, se non utile, non viene pagato. Noi abbiamo visto che viene pagato perché è stato estremamente utile, e quindi di fronte, io parlo da imprenditore naturalmente, è per questo che dico: se porti delle cose positive, un valore aggiunto al tuo cliente, naturalmente la gente poi arriva. E così è stato. Naturalmente noi di Consulting abbiamo potuto operare, anche se più visibili degli altri, abbiamo operato comunque in un mercato difficile. Ma come avevo spiegato questa mattina, noi siamo arrivati fino a fare la consulenza tra i nostri clienti, a banche, fondazioni bancarie, fondazioni pubbliche, ma no piccoline. Cito la Rimed, vuol dire, dove i soci praticamente della Rimed sono la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente della Regione Sicilia, CNR e Università di Pittsburgh. Lì abbiamo vinto il bando. Ma perché abbiamo vinto il bando? Perché c'era l'Università di Pittsburgh americana. E loro hanno detto: noi abbiamo messo nel bando che vogliamo un soggetto completamente indipendente, se no non vogliamo. Così sono stati eliminati tutti gli altri soggetti. Io mi ricordo che quando c'è stato il colloquio finale, che eravamo arrivati 3 soggetti, c'era KPMG Advisory. Dico: che possibilità aveva Consultic di battere KPMG Advisory? Ce l'hanno dato a noi il mandato. Questa è la realtà. C'è un bisogno di consulenza in Italia che è vastissima, e naturalmente gli operatori non ci sono, non sono visibili, però oggi è venuto meno tutto questo. E a questo punto, chi crede effettivamente, ma io penso che sia una cosa di passione che le persone hanno all'interno, prima di guardare gli aspetti economici, adesso sinceramente, che so, la mossa che mi ha mosso per fare questo è stata una mossa di passione. Io quando mi sono laureato in economia e commercio qua a Verona, poi sono entrato nel gruppo di famiglie, tutto quanto, mi sono buttato nella finanza perché ce l'avevo dentro, ma senza pensare per fare tot soldi, per fare tot guadagno. Poi tutto quello che è venuto, io ritengo, come altri mestieri, deriva veramente prima dalla passione e dopo viene tutto il resto. Grazie. Bene, se non c'è altro, noi siamo quasi in chiusura, che poi c'è l'intervento successivo che è molto interessante, soprattutto per i liberi professionisti, cui vedo già il moderatore lì con gli occhiali sulla testa, che è Gianfranco Ursino, Il Sole 24 Ore. Va bene, noi vi salutiamo, vi aspettiamo al nostro stand per informazioni, e comunque siamo a disposizione. Grazie.